la reazione della gente è quella innanzitutto evidentemente di manifestare e di rivendicare soprattutto risposte pacifiche. Sono sufficienti? Sono intanto fondamentali. Poi servirebbe una politica, anche qui quello che rischia di mancare ancora una volta. C'è chi pensa che basti continuare a buttare qualche bomba senza fare neanche un bilancio del fatto che in questi decenni le bombe hanno provocato una crescita nella forza del terrorismo, dell'integralismo, di chi appunto sparge morte e paura. Bisogna invece colpire gli interessi di Daesh, dell'ISIS, colpirli e cominciare dal traffico del petrolio, il traffico di armi, discutere con la Turchia che bombarda i curdi invece dei terroristi, cioè bombarda chi si batte sul terreno contro la follia nazista di Daesh. E di questo c'è bisogno, apprezziamo che in questo momento il governo non si faccia prendere dalle sirene guerrafondaie dell'elmetto in testa, ma diciamo che non basta, ci vuole una politica che sia più efficace e più determinata.